Salve a tutti ragazzi e benvenuti al nostro appuntamento di catechismo. Oggi 13 maggio, Madonna di Fatima e ci accompagna in questo viaggio il nostro Don Franco. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Siamo qui nella cappella della Madonna del Voto, per parlare, come ha detto Don Emanuele, della Madonna di Fatima. Fra 2 giorni, il 13 di maggio, oggi è l'11, fra 2 giorni, celebreremo, anche se quest'anno non si può celebrare in maniera solenne, perché siamo tutti fuori dalla chiesa, per via del virus. Però ricorderemo questo momento così importante per noi, per la Chiesa. Era il 13 di maggio 1917, 103 anni fa, si era in piena guerra, prima guerra mondiale, quando a Fatima, una piccola cittadina del Portogallo, a 3 ragazzi che stavano a guardare le pecore, erano pastorelli, eccoli in una spianata che si chiama anche oggi, c'è un grande santuario, che si chiama Cova d'Airia. Questo posto, all'improvviso apparve una bella signora vestita di bianco e rimasero molto, pensate, i ragazzini rimasero stupefatti di questo avvenimento e si chiedevano chi fosse, chi sei bella signora. Ma non subito lei gli disse questo. E poi gli disse: vi do appuntamento ogni mese, ogni 13 voi venite qui, vi do appuntamento. E continuò. Queste apparizioni continuarono, escluso nel mese di agosto. Poi tutti i mesi, il 13, c'era l'apparizione. E loro insistevano: chi sei, chi sei? E lei, in un'apparizione, ora non ricordo bene se è quella di luglio o di settembre, lei disse: io sono la mamma di Gesù. Quindi la Madonna, l'apparizione. Fu uno scangeo per la gente di là. Questi bambini addirittura furono messi in prigione, furono messi arrestati perché non credevano, la gente non credeva. E allora invece era proprio così. Poi ci furono tanti segni, l'ultima apparizione, quella del 13 di ottobre, quando il sole cominciò a rotolare nel cielo e c'era tanta gente lì presente, erano andate a vedere proprio perché volevano conoscere a fondo e fu veramente uno sconvolgimento. E qui allora cominciarono a credere che davvero quella bella signora di cui parlavano questi ragazzi era veramente la Madonna, la mamma di Gesù. E che cosa, qual è il messaggio che ci viene da fare? Per questo è importante. La Madonna invita a pregare. Pregate per i peccatori, pregate addirittura, c'era il problema della Russia, per la conversione della Russia. Questo è il messaggio che la Madonna, non solo nell'apparizione a Fatima, ma anche a Lourdes, dice le stesse cose, di pregare e di avere nel nostro cuore come amico il figlio Gesù, che è nostro Signore e anche nostro fratello, che noi siamo figli di Dio col battesimo che abbiamo ricevuto, e Gesù è nostro fratello. E la Madonna ci vuole ricordare proprio questo: io sono la mamma, sono anche la vostra mamma, la mamma del cielo. Questo è il messaggio di Fatima. Allora, un'altra cosa da ricordare molto bene, che Francesco, i due ragazzi più piccoli, Francesco e Giacinta, vissero poco dopo questa apparizione. La Madonna se le portò con sé, ancora bambini, e gliel'aveva anche detto.
che l'avrebbe presi con sé. E i due ragazzini morirono di una malattia, di un virus. Pensate, oggi siamo un virus. E al tempo, sapete come si chiamava quel virus? La spagnola. Era veramente una grande pandemia in tutto il mondo. E i due bambini morirono proprio di questa malattia. Però un'altra cosa che mi viene in mente ora, che la Madonna, fra le cose che gli ha detto, anche le visioni gli ha fatto vedere l'inferno. Quindi è una realtà quello che l'inferno esiste, cioè il male, e purtroppo qualcuno che non riesce a convertirsi, speriamo di no, che la salvezza sia per tutti, gli ha fatto vedere proprio le fiamme dell'inferno. E allora venne, quando noi recitiamo il rosario, c'è una giacolatoria che proprio parte da lì, da quella visione. E sapete come si dice, cosa dice questa giacolatoria? Alla fine di ogni decina del rosario, Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. È venuta proprio da quell'apparizione che la Madonna ha fatto vedere a tre ragazzi a Fatima in Covadonia. Ciao ragazzi, vi saluto tutti di cuore, vi ricordo sempre le mie preghiere e ci rivedremo al prossimo appuntamento. Maria.